Bene ragazzi, ben ritrovati. Oggi andremo a fare la lucidatura del nostro parabrezza per eliminare i graffi dovuti alle spazzole ormai usurate, ormai con la gomma ormai cotta o indurita, e quindi ci lasciano sul nostro parabrezza questi fastidiosi graffi che con il riflesso vengono accentuati. Prima di tutto procederemo con un'accurata pulizia del nostro parabrezza con dei prodotti specifici per vetri e successivamente andremo a utilizzare una lucidatrice rotorbitale con la pasta che si chiama ossido di cerio. Andremo a vedere i passaggi che sono molto rapidi, ma il processo è molto lungo. Non vi pensate di riuscire a lucidare come la lucidatura di una carrozzeria, non è proprio così, perché ci vuole tempo, bisogna insistere. Vi faccio vedere come si fa, i passaggi e quali prodotti utilizzare. E si potrebbe utilizzare anche la lucidatrice normale, ma il calore dissipato sarebbe elevato. Poi dovreste fermarvi ogni tot minuti in base alla temperatura del parabrezza per un po' aspettare che si raffreddi. Oppure passare un panno umido in maniera che si raffreddi molto più velocemente. Ma andiamo a vedere come si fa. Quindi vedete ragazzi che è sporco. Ora andremo a lavarlo. Non so se si vede, dei micrografi si vedono. Eccoli qua. Questi micrografi. Ovviamente vengono accentuati, specialmente di notte, quando qualcuno ha i fari puntati contro di voi. Andiamo a fare un'accurata pulizia. Ok, come prodotto io utilizzo il Mafra Glass Cleaner, ok? Si può utilizzare con senza, griglietta qui, in maniera che fa una schiumetta, oppure diretto che fa tipo effetto pioggia. Possiamo utilizzare pure con la griglietta. Ecco qua la schiumetta. Andiamo a fare solo una parte, tanto noi, giusto per farvi vedere. Io utilizzo lo Scottex, ma voi potete utilizzare anche un panno morbido in cotone. Successivamente con un panno morbido andiamo a asciugare. Ok ragazzi, con riflesso un po' si vedono, eh? Eccoli qua. Vedete questi micrografi? Si vedono bene, perfettamente. Sono proprio dei micrografi. Ora vi faccio vedere la preparazione di come andremo a procedere. Ovviamente ragazzi, prima di fare il lavoro proteggiamo tutte le parti da non lucidare e le guarnizioni con il nastro carta, ok? Io l'ho fatto giusto per farvelo vedere, ma questa è una macchina da guerra, è una cavia, quindi è giusto che sia così. Anche per farvi vedere cosa succede se noi non mettiamo il nastro carta, la guarnizione diventa rosa. Oh, malauguratamente si vada a toccare la guarnizione, succede questo, cioè ovviamente anche questo subisce una levigatura, ecco. Quindi come potete vedere, se è leggermente levigato è colorato, quindi poi andremo a vedere di rimuoverlo con un po' di carta abrasiva molto fine, in maniera da levare questo colore. Ed è giusto che faccio vedere anche tutti gli errori che si possono commettere. Allora ragazzi, l'ossido di cerio allo stato, di polvere inalato è cancerogeno, così c'è scritto e così dovrebbe essere, quindi proteggiamo le nostre vie aeree prima di aprire il barattolino. Mentre quando poi si mischia con l'acqua, possibilmente tiepida, non ci dovrebbe essere problemi. Però io la uso sempre la mascherina. Io utilizzo la mascherina FFP3.
Successivamente andiamo a prendere un bicchiere dell'acqua tiepida, un poco, e man mano andremo ad aggiungere la polvere fino a diventare una consistenza tipo cemento, non troppo liquida ma deve essere pastosa. Di acqua ce ne va veramente poca, ragazzi. Non andremo a fare tutto il parabrezza, ma soltanto una parte ovviamente, quindi non ne farò molta. Però voi dovete farla per la quantità necessaria per fare il vostro lavoro. La consistenza è tipo un maionese, ecco. Bene, ci siamo quasi. Prendiamo la nostra lucidatrice rotorbitale. Io ho messo un paddle in lana perché ha un buon potere abrasivo. Ok, procediamo. La procedura è mettere la lucidatrice con l'orbitale e rotorbitale, la metto quasi a 5 a 6, quasi al massimo, mentre per la lucidatrice normale andiamo sui 1800-2000 giri. Ovviamente cerchiamo di fare una leggera pressione, non molta, e controllare di tanto in tanto la temperatura del vetro. Andiamo a rimuovere l'eccesso. Ok, adesso vi faccio vedere come sta venendo. Ok ragazzi, cercherò di mettere a fuoco, però già siamo ad un buon risultato. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Ci sono alcuni graffi un po' più profondi. Vediamo se riesco a beccare. Ecco qua, ci sono alcuni graffi profondi, tipo questo qui, che non se n'è venuto, quindi bisogna ancora insistere. Perché quello che andiamo a fare noi è un'opera di levigatura, quindi con questa pasta che ha uno spessore di 3,5 nanomillimetri, andiamo a levigare la superficie molto 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 lentamente, quindi fino ad azzerare tutti i micrografi. Ovviamente gli altri micrografi sono spariti, rimane solo quelli un po' più profondi, che bisogna insistere un po' di più, quindi ci vuole molto più tempo. Eccolo lì.
mentre gli altri sono andati tutti via. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere la lucidatura con la lucidatrice normale. Vi ricordo che con la lucidatrice normale la temperatura e la palpebrezza inizia a salire, quindi ogni tanto toccate, verificate. Allora ragazzi, almeno l'80% dei graffi sono stati eliminati, ovviamente quelli più profondi hanno bisogno di molto più tempo, come vi dicevo. Eccolo qui, il famoso rigo, ok? Però, come si vedono altri, non ce ne sono. Ok, abbiamo fatto solo la parte centrale noi. Se si vede qui, per esempio, che non è stata trattata, vedete questi micrografi? Ok. Proviamo a farlo insieme, dai. Con la lucidatrice normale. Ok, abbiamo fatto anche questa parte, vediamo se si notano le differenze. Già con qualche passaggio è migliorato tantissimo. Nulla, con un po' di carta abrasiva da 800 eventualmente si possono rimuovere eventuali macchie che poi lascia l'ossido di cerio, o nel caso passate con il tampone sopra la guarnizione, vi lascia il segno. Con un po' di carta abrasiva da 800 ad acqua, con calma iniziate a levarlo soltanto nella parte della guarnizione, senza toccare la carrozzeria o il vetro, ovviamente rimanendo sempre sulla guarnizione. Quindi lo fate per esempio così e procedete a un po' scartavetrare. Ok? Ovviamente voi ragazzi procederete a fare l'ucidatura di tutto il vetro con i metodi che vi ho indicato. Ricordatevi di coprire ovviamente tutte le guarnizioni in maniera da non andare a pulire successivamente le guarnizioni o a scartavetrare e perdere ulteriore tempo. Proteggete tutte le guarnizioni e successivamente procedete alla lucidatura. Nulla, il risultato, come vi ho detto, più si procede, più si
lucida e più ovviamente si limano i graffi un poco più profondi, ok? Ma già a questo livello per me è ottimo perché abbiamo eliminato almeno il 90% dei graffi superficiali che ci lasciano le nostre spazzole, che sono spazzole vecchie oppure con la gomma un po' indurita. Ok, quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video, ovviamente lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e fate ovviamente le vostre valutazioni e lasciate sotto i commenti. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima!